Oggi siamo al centro sociale Sisma con Miriam, un'iniziativa organizzata dal centro sociale dal collettivo studentesco The Punger di Macerata, diciamo per fare un punto su questo periodo di lotte che ci ha visto partecipi all'interno dell'Università di Macerata, per analizzare la situazione del movimento studentesco globale ormai a questo punto. Che si allea definitivamente con la resistenza palestinese e volevamo fare un paio di domande, soprattutto su questo confronto tra movimenti studenteschi globali. Tu vieni in questo momento dagli Stati Uniti, sei italo palestinese, vivi in Giordania, perciò analizzare un po' insieme qual era il livello di confronto, di partecipazione, di mobilitazioni che si stanno dando nel mondo in questo momento. Sì, abbiamo visto, stiamo assistendo tutti quanti, ne siamo consapevoli, ad una nuova ondata di mobilitazioni studentesche che parte appunto dall'Occidente e che poi ovviamente interessa tutto il resto del mondo. Non sono magari così tanto pubblicizzate, l'attenzione non si focalizza tantissimo su quello che sta avvenendo, per esempio, in Asia o nel Medio Oriente rispetto alla mobilitazione studentesca, ma sappiamo che questo è un fenomeno che ovviamente ha toccato tutte le geografie, ha toccato tutte le regioni del mondo. Chiaramente l'interesse e il focus è particolarmente rivolto a quella che è la situazione negli Stati Uniti e in Europa. Negli Stati Uniti, da dove appunto sto arrivando, dove sono stata in questo periodo, come dicevi tu, Riccardo, la situazione è sicuramente particolarmente interessante e ci dice tanto di quello che sta succedendo proprio a livello globale. Perché? Perché vediamo che ci sono più di 150 università in cui gli studenti si sono mobilitati e si sono mobilitati in forma chiara, in forma no, con un'espressione netta del dissenso che vogliono esprimere non solo al genocidio che Israele continua a portare avanti a Gaza da oltre 8 mesi a questo punto, ma un dissenso che si esprime anche in maniera conflittuale e di netta forma di protesta verso il governo americano che sostiene le politiche genocidarie dello Stato di Israele. Vediamo che appunto la concezione alla base di questa nuova forma di mobilitazione che è emersa negli ultimi 2 mesi e che poi dall'America ovviamente ha preso spazio in tutto il resto del mondo, vuole proprio sottolineare questo tipo di denuncia, e cioè una denuncia di un sistema internazionale che è complice di un genocidio e quindi una forma di mobilitazione che vuole proprio andare a combattere questo tipo di complicità, questo tipo di collusione che è una collusione sistemica con le politiche coloniali che Israele mette in atto e che sono espressione proprio della visione imperialista e degli interessi capitalisti che caratterizzano le società occidentali. Quindi vediamo che questo è quello che le mobilitazioni studentesche stanno cercando proprio di internazionalizzare, cioè un linguaggio comune, un linguaggio che è in grado di denunciare non solo quanto sta avvenendo sul territorio a Gaza, ma che mette in connessione il genocidio che viene portato avanti a Gaza con la collusione internazionale, e le nuove generazioni di palestinesi sono sicuramente protagoniste nello sviluppare questo tipo di analisi e nel contribuire allo sviluppo e al manifestarsi di questo tipo di mobilitazione studentesca e intersettoriale, perché ovviamente dagli studenti si passa poi al resto delle classi sociali che sta avvenendo in tutto il mondo occidentale.